spazi, anche se per riempire lo stadio di San Nicola ci vuole altro che un derby che si infiamma subito per una caduta in aria di Abruscato che l'arbitro Farina ritiene irrilevante. Dopo 7 minuti il Bari si fa vedere con Stellini, attaccante aggiunto, che manda fuori di testa. Farina dice a Papadopoulo di calmarsi in panchina, mentre il Lecce si fa pericoloso quando attacca sulle fasce, soprattutto con Angelo. Il Bari gioca con buone geometrie a centrocampo, ma la finalizzazione è affidata a tiri da fuori. Prima Galasso manda fuori, poi Cavalli di poco alto sulla traversa, due azioni quasi in fotocopia. Tiribocchi manda fuori di testa invece, poi se la fascia, ma è alla mezz'ora che Zanchetta mette Abruscato solo davanti alla porta, senza che il centravanti ne approfitti. Un campanello d'allarme per la difesa biancorossa e al 34esimo il Lecce passa. Azione Angelo sulla destra, il cross, la finta di Tiribocchi, il controcross di Ariatti per la testa di Abruscato, lasciato solo a colpire di testa per l'angolino basso. I giallorossi passano proprio nel momento della sterile supremazia barese a centrocampo. Un minuto dopo il Bari non è fortunato. Punizione di Donda, testa di Stellini e traversa piena con Benussi battuto. Il Lecce con gli spazi a disposizione dilaga. Ariatti sbaglia da buona posizione il raddoppio. Poi sul rinvio di Benussi Tiribocchi taglia la difesa, si coordina e scarica il sinistro per il raddoppio in chiusura di tempo. Papadopoulo nella ripresa non è pago del risultato e la squadra lo segue. Dopo un quarto d'ora ancora Abruscato approfitta di una dormita collettiva della difesa barese e segna il terzo gol deviando il tiro di Zanchetta che passa sotto le gambe dei difensori biancorossi. Bari ormai in confusione, senza nessuna possibilità di replicare, tanto che anche Trulli, entrato al posto di Abruscato, al 42esimo trova il suo gol, il quarto, che punisce il Bari oltre l'impegno e la partita finisce nel giubilo dei giallorossi con la luna che sembra un panettone dolcissimo per i leccesi. Partita senza storia praticamente, salviamo l'impegno del Bari nel primo tempo, ma la differenza l'hanno fatta gli attaccanti leccesi che hanno affondato quando hanno voluto. Per il Lecce la prima vittoria così eclatante a Bari, Lecce che ha segnato 7 gol in 2 partite, per Papadopoulo e i suoi giocatori una fine d'anno al miele.